Benvenuti a questa nuova puntata. Oggi abbiamo un ospite, ma ve lo faccio subito vedere. Alessandro Frattini, come stai? Benissimo, benissimo. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ale, allora, io, chi ormai ti conosce sa benissimo che Alessandro Frattini, AF, sempre più avanti, qui condivido il tuo Instagram. E quasi tutti ti conosciamo, almeno ad Arezzo e provincia, come, tra virgolette, passami il termine, come un parrucchiere, ok? Un parrucchiere visionario che fa delle cose alla moda, che fa innovazione e quant'altro, ma c'è un'enorme parte che è imprenditoria a tutti gli effetti, giusto? Certamente. Allora, come sta cambiando il tuo settore da un punto di vista imprenditoriale? Allora, cosa sta cambiando? Sta cambiando soprattutto il metodo in cui bisogna lavorare, in cui bisogna gestire la gestione completa a 360 gradi dei saloni. Oggi, come abbiamo visto, è ancora più difficile, ma più difficile non vuol dire che è impossibile, anzi, è lì che bisogna darsi da fare, è lì che bisogna andare sempre più avanti. Le spese sono aumentate, le cose sono aumentate, ma in questo sta cambiando un po' il tutto. Questo, ragazzi, andrà a portare una qualità di vita migliore. E io ci credo veramente, anche se la situazione è difficile, signore e signori, è il momento di un cambiamento incredibile, che me lo sto sentendo, lo sto vedendo anche per come sto investendo il mio tempo nelle persone, sto investendo il mio tempo nelle mie idee, nel mio tempo per andare più avanti, per creare sempre di più. E questo è il momento. Quindi, Ale, in un momento di inflessione, no? Di crisi, chiamiamolo come vogliamo, e ritieni che è un momento positivo per chi vuole portare avanti la professionalità e la qualità? Certamente che sì. Non guardate soltanto la parte negativa di quello che è successo. Concentratevi anche che questa situazione è andata a ripulire in generale per chi non dava la qualità. C'è stato un estremo veramente di aperture anche per chi non era un professionista. Sfruttiamo questo momento. Chi crede veramente, chi veramente ha lavorato negli anni per diventare un professionista, è ora che lo deve dimostrare. È ora che deve tirar fuori il suo pacchetto che si è creato negli ultimi anni. E chi invece ancora non se l'è creato, è il momento di mettersi sotto ora, di studiare, perché quando ripartirai tutto, chi andrà avanti e chi si sta veramente dando da fare ora, è il momento. Ora è il momento di crearsi il futuro. Ale, proprio con la parola futuro ti voglio domandare, vai spesso a Londra, dove diciamo che Londra è un punto di riferimento nel tuo settore, correggimi se sbaglio. E proprio lì, verso dove si sta andando, visto che si parla proprio di futuro in questo caso? C'è stato un cambiamento mostruoso, come potete sapere, si parla della Brexit, si sta parlando di situazioni che stanno cambiando in generale, non soltanto in Italia, non soltanto per il Covid, ma nell'economia generale, signore e signori. E come sta andando in Inghilterra, anche in Inghilterra si sta vedendo un cambiamento anche della gioventù. Cosa sta succedendo? Stanno cominciando a investire, facendo degli investimenti che prima non facevano. Controllate bene, non guardate soltanto la televisione per vedere il male che sta succedendo, guardate anche le cose positive. Lì si stanno dando da fare e non bisogna perdere tempo, anche qua in Italia bisognerebbe fare la stessa identica cosa. Ale, con il mondo dei giovani si sente spesso da diversi imprenditori, articoli nei giornali e quant'altro, che i giovani italiani non hanno voglia di fare. E qual è la tua posizione, visto che comunque te hai diversi saloni, hai sempre avuto un team giovane, quindi qual è la tua visione su questo? La mia visione, allora, che giustamente, come dappertutto, ci sono anche dei giovani che non hanno voglia di fare, ma la colpa, ora non voglio entrare troppo
ci sono delle situazioni che se ne approfittano di quello che sta succedendo. Le giovani che se ne approfittano perché vengono dati dei soldi ora dal Stato e si accontentano, non si devono accontentare. Ragazzi, c'è da darsi da fare, giovani, qualsiasi giovane, che quando vengono a cercare il lavoro da me, deve essere delle persone che hanno voglia di fare quello che devono fare. Cercate di trovare quello che amate, qualche volta è molto difficile, però ragazzi non vi adagiate, non vi mettete su questo divano ad aspettare l'occasione, le occasioni non si aspettano, bisogna darsi da fare, bisogna dimostrare a chi vi dà anche il lavoro che siete persone che ci possono investire nel futuro. Quando io trovo dei ragazzi che hanno voglia di fare, io molto volentieri vado a investire il mio tempo per farli diventare o per farli crescere o per farli arrivare alla loro meta, però ci vuole ragazzi voglia, ci vuole voglia di crescere, ci vuole voglia di diventare qualcosa e qualcuno per voi stessi. Molte volte lo fanno così perché devono passare del tempo, non è più il momento ragazzi. Si parla di qualità, per arrivare alla qualità bisogna darsi da fare. Wow, sante parole, guarda, veramente grazie di questi consigli, perché effettivamente c'è sempre bisogno, no, di parlare in positivo. Da quello che ti sento dire, Alessandro, c'è sempre più spazio? Sì, c'è spazio per chi vuole, c'è spazio per chi veramente crede e ha una meta. Certamente che se il volere è un potere grandissimo, il cercare di credere in se stessi e cercare di portare se stessi a un livello alto, ci vuole tempo e ci vuole passione. Lo spazio c'è sempre stato e lo spazio c'è per chi lo vuole. Ricordatevi, se volete arrivare in cima alla vetta, c'è da faticare e di dare il meglio. E ragazzi, la corsa è per tutti e il traguardo anche quello è per tante persone, ma il traguardo ci si arriva con tanta fatica, con tanta dedizione e con tanta passione. Alessandro Frattini, grazie. Hai visto, è stata un'intervista un po' atipica, perché io so che ti piace parlare di colori, di tagli, di moda. Abbiamo parlato di tutt'altro, però grazie davvero. È stato un piacere e per me veramente è un onore sempre a parlare con te, a parlare con tutto il tuo mondo di followers che ti seguono e con tutto il tuo staff. Grazie tante. Grazie a te. Allora ragazzi, se siete davanti alla TV rimanete lì sintonizzati, se siete sui social commentate, condividete. C'è qualcosa nelle chiusure, è un po' come la fase di atterraggio di una